Online. And now, the moment you've all been waiting for. Appassionati della Pallon Speak, tifosi dei Tigers, buonasera da Massimo Framboas e Fulvio Castellucci. Siamo alla 28esima giornata del campionato nazionale LNP Serie B Old Wild West, stagione 2017-2018, ovvero terz'ultima giornata di campionato, penultima casalinga per i Tigers di coach Di Lorenzo, che ospitano la Pallacanestro Crema allenata da coach Salieri. Squadre che sono pronte a scendere in campo e lo fanno con Crema che schiera con il numero 3 Andrea Daniello, autentico mattatore nella partita di andata, con il 4 Michele Peroni, con il 5 il capitano Pietro Del Sorbo, con l'8 Daniele Ciaramella, con il 9 Giovanni Poggi, con il 10 Francesco Paolin, con il numero 11 Massimiliano Ferraro, con il 15 Tommaso Bianchi, con il 21 Davide Benzi, con il 23 Fabio Gazzillo e con il 30 Eugenio Amanti. Coach Di Lorenzo che manda in campo con lo 0 Riccardo Zani, 3 Francesco Papa, 5 Carpanzano, 6 Battisti, 7 Cicchetti, 8 De Fabritis, 9 Villani, 10 Gabriele Rossi, con il 13 Andrea Antonacci, con il 18 Michael Sacchettini, con il 22 il capitano Luca Agatense, con il 21 Pietro Pambianco. Squadre che sono pronte a prendere il parquet, il tempo di vedere un attimo quelli che sono i quintetti pronti a dare il vita a questa penultima partita casalinga per i Tigers, che così come ovviamente Crema si sono già qualificati per la post season. Due punti quest'oggi in palio, importanti soprattutto oserei dire Fulvio per i Tigers, che dovranno poi andare a definire l'accoppiamento in griglia playoff, seconda della classe la Pallacanestro Crema di coach Salieri, a pari punti con quella Piacenza che nell'ultimo turno, quello che ha preceduto la pausa pasquale, ha battuto proprio i Tigers, raggiungendo Crema al secondo posto. Crema che è reduce da due sconfitte consecutive, quindi non in particolare forma, ma attenzione, siamo il classico, oserei dire Fulvio, classico impegno post pausa, e quindi da prendere assolutamente con le molle e con le dovute precauzioni. Match che intanto è partito, poi vedremo i quintetti in campo. Intanto però è Gianluca Carpanzano a menare le danze e a servire in punta Battisti, che va a destra da Villani, l'assist per Gianluca Carpanzano che crolla a terra, non trova il canestro ma trova subito un fallo che lo manderà in lunetta per due tiri liberi. Fallo di Amanti, sì, la classica partita, direi io pre-playoffs, ormai le squadre sono ampiamente qualificate. Si tratta di definire la posizione. Michael Sacchettini a battezzare il match, i primi due punti sono dei Tigers. Tigers che hanno approcciato bene l'avvio del match, che ora si vanno a disporre in difesa con la palla gestita da Peroni, partito in quintetto il numero 4 in maglia rosa, quindi Paolin che va a schiacciare il passaggio per il post basso di Amanti, che non si perfeziona perché c'è la buona interferenza della difesa arancionera. Tigers che sono partiti con Papa, Battisti, Carpanzano, Villani e Michael Sacchettini. Da tre punti non arriva il canestro sui 24 secondi e allora c'è il rimbalzo di chi se non lui, Francesco Papa, a servire subito la palla per Carpanzano, che dall'altra parte va a servire Battisti, quindi Villani che poggia giù il palleggio mancino, poi offre la schiena al canestro e a Paolini, il raddoppio su di lui, lo scarico ancora per Michael Sacchettini, non ci sono passi, c'è la palla fuori per Carpanzano che prova all'ultimo secondo e c'è il rimbalzo questa volta di Michael Sacchettini, libero in angolo da tre punti, finta Villani che va fino in fondo, Christian Villani che trova un altro fallo, attenzione perché c'è il secondo fallo di Amanti, numero 30 già gravato di due falli. Vediamo anche il siamo in debito Fulvio del quintetto di Crema. Allora per Crema c'è con il numero 3 Daniello, il 4 è Peroni, il 10 è Paolino, lo conosciamo, l'11 è Ferraro, il 30 è Amanti che sta giocando da centro. Voglio sottolineare che Crema non ha praticamente nessun centro di ruolo. Quindi sì, qualche problema fisico, diciamolo pure sportivamente, purtroppo, perché è una squadra
questa che non ha, al netto di quelle che sono state le disavventure legate all'infermeria, avrebbe potuto sicuramente consolidare il proprio secondo posto in classifica. Intanto ennesimo rimbalzo di Francesco Papa con Carpanzano, lungo lato di destra, accelera Gianluca Carpanzano, 6-0 Tigers, partenza fulminante per la truppa di coach Di Lorenzo, che ora si deve difendere dall'attacco gestito da Paolin, che va a far girare palla lungo l'arco dei 6,75, perché chiude molto bene l'area la formazione di coach Di Lorenzo, e arriva l'infrazione di passi di Daniello, se non abbiamo visto male, direi proprio di sì, Andrea Daniello. Direi partenza ottima sia in attacco ma soprattutto in difesa per i Tigers, Fulvio. Esattamente, soprattutto oltre che la difesa, voglio sottolineare due cose in attacco. Crema, non avendo due centri puri, bisogna giocare forte su Sacchettini, l'ha fatto poc'anzi, l'abbiamo fatto, guarda anche adesso. L'assist per Sacchettini, poi c'è il fallo, sì, attenzione, ha subito il fallo sempre Diamanti, è il terzo fallo di squadra, terzo fallo Diamanti, ed è il secondo cambio per coach Salieri, che nel frattempo ha richiamato in panchina Paolin per mettere in campo Bianchi, e poi per forza Amanti in panchina, ora già gravato di tre falli a 7.52 dalla fine del primo quarto. Poggi dentro, Poggi al suo posto, Poggi che giocò tutt'altro che male nel match di andata. Mezzo letteralmente dominato da Crema, quello dell'andata. Michael! È lì che dobbiamo giocare! Sacchettini! 8-0, 7.39 da giocare in questo primo quarto. E la partita e la palla che viene gestita ora in attacco da Crema, che ancora deve schiodare il risultato. Daniello va a servire Bianchi, quindi ancora Daniello, su di lui c'è Cristian Villani che va a commettere il suo primo fallo personale, che è anche il primo fallo di squadra per i Tigers. Ci sarà rimessa dal lato lungo in zona d'attacco dalla parte opposta alla nostro, ovvero davanti alle panchine, ad occuparsene per Crema e con il numero 11 Ferraro, che va a servire Bianchi, quindi Daniello, palla lungo l'arco, è cortissimo, c'è solo Cristian Villani a raccogliere la palla e a gestire, a farla gestire da Matteo Battisti, che avanza lungo l'out di sinistra, supera la metà campo e va a servire lontanissimo da canestro Michael Sacchettini, che poi si tuffa nel pitturato pronto a ricevere una palla, arriva ora da Cristian Villani, ma ci sono i 3 secondi che vengono sanzionati dal direttore di gara e ci sarà quindi rimessa per Crema, che va a recuperare palla quando siamo a 7-0-4 dalla fine del primo quarto, 8-0 Tiger. Palla che viene sempre fatta girare rigorosamente oltre l'arco. Peroni ora in possesso, si prende il blocco di Poggi e poi si arriva da Bianchi, quindi Daniello da 3 punti, spara la tripla e buca la retina Daniello, primi 3 punti per Crema, 8-3 più 5 Tiger, 6.40 da giocare nel primo quarto. Papa per la punta di Sacchettini, quindi a destra per Gianluca Carpanzano, si fa vedere, riceve Battisti sotto, ancora per Sacchettini, non c'è fallo e ci sono però i 2 punti di Michael Sacchettini. Ed è questo ovviamente, come dicevi te Fulvio, ovviamente il leitmotiv della serata, palla sotto a Sacchettini in the box. In the box, e poi ci sono le penetrazioni di Papa. E c'è la recuperata dei Tigers, anzi no, la tiene Crema, 8 secondi Daniello, seconda tripla consecutiva, solo Daniello in questa partenza di Crema, 10-6 più 4 Tigers, con Crema che si affida alle sole triple di Daniello. Villani, su di lui Daniello, Villani, c'è lo spazio, se lo prende Cristian Villani, va a sbagliare il rimbalzo di Giovanni Poggi, ed è già dall'altra parte Crema proprio con il numero 3 che va a servire Bianchi, quindi in punta Poggi, palla che continua a girare, Peroni a destra ancora per Bianchi, poi il passaggio sotto per Poggi, arriva il fallo della difesa, il fallo è di Michael Sacchettini, primo fallo personale per lui, secondo fallo di squadra per i Tigers quando siamo a 5.29 dalla fine del primo quarto. Rimessa affidata a Tommaso Bianchi, anzi no, no, volevano 2 tiri liberi, danno la semplice
rimessa dal fondo, dal lato corto. Daniello ad affidarsi alla rimessa, quindi in punta era liberissimo, non ci ha provato Bianchi, marcato da Michael Sacchettini che prova a sporcargli il tiro. Bravissimo Bianchi a indovinare la parabola vincente, 10-8 con Crema che si è riportata sotto. Sì, abbiamo buttato via un paio di palle in attacco, un 3 secondi e poc'anzi la conclusione sbagliata di Villani, Crema ne ha prontamente approfittato. Sì, attenzione a non fare correre dire, troppo. Va detto ovviamente anche mentre è stato sanzionato il fallo, giusto a Peroni, primo fallo personale per lui, quarto di squadra per Crema, va ricordato però a onor del vero, va detto, è vero che i Tigers hanno sbagliato in attacco, ma la difesa di Crema insomma è quella che ci ricordavamo dall'andata, molto aggressiva ed efficace. Carpanzano raddoppiato, c'è lo scarico per Michael Sacchettini che va a segnare, 12-8, segna di fatto solo Sacchettini, 10 punti di Sacchettini e 2 di Carpanzano, da 3 punti ancora Crema, sbaglia il rimbalzo è del più piccolo Matteo Battisti che va a servire Gianluca Carpanzano già dall'altra parte del campo, lui accelera e si va a prendere il fallo della difesa, segnatamente 15. Il numero 15 Bianchi che è andato a far fallo su Gianluca Carpanzano, andare ad esaurire il bonus per la formazione ospite e mandare ovviamente in lunetta il numero 5 arancio nero sul 12-8 più 4 Tigers, 4-34 dalla fine del primo quarto, buono il primo tiro libero. E adesso penetrare, andare a cercare l'uno contro uno per cercare falli, per trovare falli, per andare poi comodamente in lunetta. 2 su 2 per Gianluca Carpanzano, 14-8 più 6 per la formazione di coach Di Lorenzo che ora si deve difendere dall'attacco di Crema, ancora da 3 punti. Ottimo. Tanto di cappello per Tommaso Bianco. Bianchi segna solo da 3 Crema. Difesa in ritardo, subito punita. Villani lungo l'out di destra a servire lontanissimo da canestro Michael Sacchettini, quindi Gianluca Carpanzano si fa vedere ed esce dai blocchi Matteo Battisti per andare a servire con l'head-off Cristian Villani, quindi Francesco Papa ancora a destra per Battisti sotto il post basso di Michael Sacchettini, bisogna scaricare, lui invece vuole insistere e fa bene perché si va a beccare l'ennesimo fallo della difesa di Crema, martoriata di falli la difesa di Crema. È il primo fallo di Ferraro che va a mandare in lunetta Michael Sacchettini. O 14-11 sono 12 punti di Sacchettini, Fulvio. Infatti, volevo dirti questo. Gli arbitri stanno fischiando quasi tutti i contatti, questo bisogna dirlo tranquillamente. Sacchettini penso non abbia ancora sbagliato ancora niente in attacco. E vediamo, ora si presenta dalla linea del tiro libero il numero 18 in maglia nera che va a segnare il primo dei suoi tiri, 2 tiri liberi, 15-11 più 4 Tigers. Crema che di fatto per questi 6 minuti di gioco è vissuta esclusivamente sul tiro da 3 punti. Va a sbagliare il secondo tiro libero Michael Sacchettini e concede palla a Crema che si può distendere, prova a farlo in velocità ma è buona la difesa dei Tigers che si chiude in tempo e deve far ragionare gli avversari, importantissimo non farli giocare di corsa, ma sarebbe bene anche chiudere un po' di più il tiro dall'arco visto che comunque continuano a sparare, anche se in questo caso Giovanni Poggi non è andato a segno, ma sotto le planche il secondo fallo personale di Cristian Villani con la rimessa dal lato corto in zona d'attacco e c'è subito il cambio, esce proprio Cristian Villani ed esordisce nel match con il numero 0 Riccardo Zani, pronto a montare la guardia su Daniello. Dalla rimessa e per poco non la recupera, alla fine la palla viene sporcata dai Tigers e lasciano 11 secondi sul cronometro dei 24 per la formazione ospite, pronta forse anche ad operare un cambio. Ricordiamo, situazione falli già complicata sotto canestro per coach Salieri, in un amen i 3 falli diamanti, ovviamente si è poi accomodato in panchina. 6 secondi per la conclusione, fa buona guardia Carpanzano che fa sbagliare il tiro all'avversario, poi Poggi si gira
ma non trova il canestro. Il ribalzo è di Gianluca Carpanzano, che può impostare l'azione per i suoi. Papa per poco non si accorge del mancato arrivo della palla. Il ribaltamento di lato, gira molto bene palla la formazione di coach di Lorenzo. Battisti è libero, Battisti tira, Battisti sbaglia, non c'è il rimbalzo di Michael Sacchettini, preso controtempo dal rimbalzo della palla sul ferro. Daniello da tre punti non punisce e il rimbalzo ancora una volta va a premiare, anzi no, per un momento sembrava potesse premiare i Tigers, invece il possesso rimane di Crema con 14 secondi sul cronometro dei 24 a 3-0-2 dalla fine del primo quarto, 15-11 più 4 Tigers, che fino a questo momento hanno giocato sicuramente meglio, ma il fatturato da tre punti di Crema è importante per mantenere gli avversari in scia di una ottima formazione arancionera. Dall'angolo prova ancora da tre punti Crema, questa volta a sbagliare è Ferraro che concede il rimbalzo a Gianluca Carpanzano, che vuole accelerare, si butta nel traffico da tre punti. Francesco Papa va a prendere il ferro, il rimbalzo di Tommaso Bianchi. Bisognerebbe anche cominciare a riprendere qualche rimbalzo in attacco per coach Di Lorenzo, che prontamente sul cubo dei cambi va a far sedere con il numero 7 Alexander Cicchetti, mentre Crema continua a manovrare in attacco con 9 secondi che rimangono. Buono il gioco a due, c'è lo scarico però da tre punti, va a colpire Michele Peroni, 15-14, e verrebbe da dire tutto da rifare, Fulvio. Sì, è giusto, tutto nel giorno della Parigi-Roubaix possiamo tranquillamente dire, tutto da rifare. Voglio sottolineare come sta girando la palla in attacco Crema, velocità supersonica. Papa la deve scaricare, difettoso il controllo di Michael Sacchettini, che poi cerca l'appoggio su Poggi ma non lo trova e va alla fine a perdere la sfera. Continua a rimanere in campo Paolin per Crema. Per quanto riguarda i Tigers invece esordiscono nel match sia Alexander Cicchetti che Antonio De Fabritis, panchina per Michael Sacchettini, per l'ottimo oserei dire Michael Sacchettini di questo primo quarto, e per Gianluca Carpanzano. Ora De Fabritis, lo ricordiamo, prova intanto ad andare a recuperare palla, non al meglio della condizione, problemi alla schiena per il numero 8 arancionero. Tanto vediamo ancora Crema, ancora da tre punti e ancora una tripla, Michele Peroni. È il primo vantaggio per Crema. Va bene tutto, Crema in media in trasferta segna con il 33% dall'arco dei 6,75, secondo me l'ha abbondantemente superato, Fulvio. Sì, siamo vicini a 70. Quindi c'è da immaginarsi che ovviamente poi col tempo calino queste statistiche, Fulvio, mentre vediamo l'attacco dei Tigers con Antonio De Fabritis, forse un fallo su di lui sul suo tentativo da tre punti. Francesco Papa prova a tirare entro i 24 secondi, non riesce, e allora è ancora Crema a distendersi dall'arco. Ancora da tre punti e va a punire Massimiliano Ferraro, è in un amen. Crema solo ed esclusivamente con il tiro da tre si trova avanti 20-15 quando siamo negli ultimi 60 secondi di primo quarto. Incredibile l'evoluzione della partita. Foriera ha partito bene con un 8-0, poi Crema, come hai sottolineato tu, solo con il tiro da tre punti, sottolineo solo, ha scavato, è riuscito prima a rimontare e poi a scavare questo primo break da 15-14 a 20-14 per Crema. Percentuali incredibili. Ah, te la dico subito, 6 su 13 da 3 punti. L'ho detto. Siamo decisamente molto superiore a quel canonico 33% che stacca la formazione di Corsalieri in trasferta, ma andiamo anche a vedere quelli che possono essere i punti dei singoli fino a questo momento. Sono 6 punti di Daniello, con 2 su 3 dall'arco dei 6,75, 2 su 5 per Peroni, 1 su 1 per Bianchi, 1 su 3 per Ferraro. Con Crema che di fatto ha tentato solamente 3 tiri da 2 con uno solo andati a segno. Per quanto riguarda i singoli per i Tigers, sono 9 i punti di Michael Sacchettini, 4 di Carpanzano, 2 di Cristian Villani. Esordisce nel match nel frattempo il capitano Luca Gatensi, che va a prendere il posto di Francesco Papa, e ora è la formazione di coach Di Lorenzo a gestire la manovra offensiva con Zani che va a cercare Antonio De Fabritis nell'angolo destro dell'attacco romagnolo.
quindi Alexander Cicchetti butta sul pallese Mancino per andare poi a servire Battisti Cazzelli, alle tre su di lui c'è lo scarico, c'è il tentativo da tre punti di Agatensi ma non va a segno, il rimbalzo ancora una volta è esclusivamente una questione di Crema che è già dall'altra parte ora a gestire la palla in attacco. Poggi dal gomito deve tornare fuori per forza, poi Danielli sull'arco, 10 secondi per la conclusione di Crema, buona la difesa dei Tigers, si butta nel traffico e va a pescare il fallo Tommaso Bianchi, fallo di Antonio De Fabritis, per lui si tratta del primo fallo personale, no, anzi Alexander Cicchetti che è andato a commettere il suo primo fallo personale, che manda in lunetta con il numero 15 Tommaso Bianchi. Può allargare ancora la forbice del vantaggio dalla formazione in maglia rosa. Bianchi che tira mediamente con il 68% dalla linea della carità, va a sbagliare il secondo, il rimbalzo di Alexander Cicchetti che va a concedere palla a Matteo Battisti che supera ora la linea di metà campo davanti alla marcatura di Tommaso Bianchi. Finta di blocco per Agatensi che poi piazza il blocco a cercare di liberare Antonio De Fabritis, ma il gioco si sviluppa sotto canestro dove Alexander Cicchetti va a sbagliare l'ultima conclusione di questo primo quarto che è partito nettamente appannaggio di Tigers. Poi ovviamente come dicevamo il tiro dall'arco del 6-75 per Crema ha ribaltato completamente l'inerzia di una partita che sembrava ben posizionata sui Tigers, 21-15. Ovviamente Fulvio, cosa dire, calma e sangue freddo, sì, non potrà piovere per sempre, voglio dire, no, grandinare. Prima o poi le sbaglieranno, no? Sì, però bisogna evitare di fare come abbiamo fatto nelle ultime azioni, alla confusione in attacco. La difesa di Crema morde, è molto aggressiva e dinamica, noi dobbiamo ragionare di più e trovare dei buoni tiri. Anche perché tra l'altro dall'altra parte del campo, Fulvio, come dicevi te, come annotavi giustamente, Crema è arrivata decisamente sguarnita sotto le planche, quindi ha di fatto due alternative in attacco: o penetrare con i piccoli o tirare dall'arco, quindi dovrebbe anche in questo senso un attimo adeguarsi anche in difesa alla formazione di coach Di Lorenzo, che vedremo a breve cosa avrà detto ai suoi ragazzi e come cercherà di affrontare soprattutto sul piano difensivo questo match che si è in qualche modo complicato grazie alla mira perfetta dei Cecchini in maglia rosa-nero. È alla difesa, di Crema. Mi ricordo che Crema ha segnato il suo primo canestro dopo 3 minuti e 20 secondi di gioco. Il punteggio era di 8-0 o 10-0 per Forlì. Poi guarda, Forlì per i Tigers sono arrivati a 15, quindi nei rimanenti 6 minuti abbondanti, 6 minuti e 40, poco più di niente per la formazione di Cosi Lorenzo in attacco. Tigers che scendono in campo facendo esordire nel match sotto canestro Andrea Antonacci, che va a prendere campo insieme a Luca Agatensi, Antonio De Fabritis, Alexander Cicchetti e Matteo Battisti. Si rivede nella formazione ospite anche Francesco Paolin, che riceve ora palla da Daniello e va ad impostare l'azione per Crema. Aggressiva la difesa di Antonio De Fabritis, dall'altra parte c'è Paolina a far guardia su di lui, c'è Matteo Battisti, il gioco a due con Poggi va a portare i primi due punti di questo secondo quarto in favore di Crema, 15-23, Crema avanti di 8, massimo vantaggio fino a questo momento. Alessandro Cicchetti per Antonio De Fabritis, quindi Matteo Battisti che si prende il blocco di Antonacci. Matteo Battisti da tre punti, 18-23. Meno male per i Tigers che Battisti è riuscito a trovare questo canestro. Paolin, il blocco di Poggi, non si chiude il pick and roll, Paolin vuole andare lui, va a sbagliare, si prende il suo rimbalzo, la palla non riesce a controllare lui, ma il suo compagno di squadra Daniello, palla allora fuori gestita da Bianchi e sul primo passo di Bianchi arriva il primo fallo di Antonio De Fabritis. Primo fallo di squadra per i Tigers quando siamo a 9-0-4 alla fine del secondo quarto, 18-23 più 5 per Crema, a cui viene sporcata in questo momento la palla da Matteo Battisti che è andato a disturbare la
gestione di palla di Paulin, che va ora a rimettere per Daniello, quindi a sinistra con la palla gestita ora da Paulin, si ritorna dall'altra parte con Daniello. Paulin finta la tripla, poi come un grillo va fino in fondo, va a sbagliare, non c'è fallo, scadono i 24 secondi. È rimasto a terra Antonacci, direi. Anzi no, De Fabritis. Esatto. De Fabritis è rimasto a terra sul volo plastico, oserei dire, quasi da portiere di calcio di Francesco Paulin. Atletismo puro, ragazzo, lo conosciamo già da tempo. Sì. E qui al Villa Romita ha dei buoni precedenti, non più di due anni fa si beccò uno standing ovation memorabile. Eh sì, che gli costò poi il contratto dell'anno successivo proprio qua in Romagna. Battisti, gli valse, pardon. Agatensi per Antonio De Fabritis. Guarda la difesa. Lui la marcatura arcigna di Bianchi. Viene scaricata la palla. Battisti finta da tre punti. Si ferma. Passaggio dietro la schiena. Non c'è la tripla di Luca Agatensi. E ancora una volta a rimbalzo Crema sta mettendo sotto i Tigers. Paulin con il blocco di Poggi si arriva dall'altra parte con la bomba che questa volta viene sputata fuori dal ferro, ma il rimbalzo lungo di Francesco Paulin, il più reattivo di tutti a scattare e andare a prendersi quel pallone prima che varcasse la linea laterale del campo. A terra Battisti, non c'è nulla. Daniello si libera della marcatura con una finta, poi va a appoggiare al vetro ma sbaglia. Fa buona guardia sotto canestro Andrea Antonacci, che va poi a consegnare la palla a Matteo Battisti, che supera ora la linea di metà campo, poi vede sotto Alexander Cicchetti di fisico. Alexander Cicchetti va però a sbagliare sul raddoppio, si prende una botta nel volto, sul volto, e dall'altra parte da tre punti Daniello non va a segnare, ma il rimbalzo è ancora una volta di Crema e Daniello può impostare nuovamente per i suoi davanti alla marcatura di Antonio De Fabritis e gira palla a sinistra per Tommaso Bianchi, che pensa al tiro dalla distanza. Poggi si avvicina sull'arco, sulla sirena dei 24 secondi, non va a prendere nemmeno il ferro, c'è rimessa Tigers con il doppio cambio pronto a perfezionarsi con Antonacci e Agatensi, che scendono per Sacchettini e Villani, e poi in campo anche Papa al posto di Alexander Cicchetti. Rivoluzionato il quintetto, giusto tre cambi, vediamo ora l'effetto che potrà sortire su entrambi i lati del campo con i Tigers, che hanno tanto bisogno dei rimbalzi di Francesco Papa in questo momento del match. Battisti dal gomito, schiaccia l'assist per Michael Sacchettini, 20-23, Tigers in scia sotto di 3-7 minuti, e spettacolo qui al Villa Romiti. Paulin intanto a servire col passaggio schiacciato, Bianchi ancora, Daniello destra ancora per Paulin dalla linea del tiro libero, lui la va a segnare. 20-25 più 5 Crema. Battisti ora a gestire la palla per questo secondo quarto assolutamente godibilissimo, Fulvio. Sì, certo, alta la velocità, buone le soluzioni in attacco, buoni giochi come in questo. Francesco Papa, 22-25, nuovamente sotto di 3 Tigers a 6-28 dalla fine del primo tempo. Paulin si prende il blocco di Poggi, pick and pop che non si struttura in un tiro che viene tentato ora da Poggi, che sbaglia da 3 punti, lo dicevamo, prima o poi dovranno anche farlo. Battisti, lungo l'out di destra su di lui c'è Francesco Paulin. Il blocco di Sacchettini, il raddoppio su fallo. Battisti è falloso, il fallo è di proprio Francesco Paulin, che va a commettere il suo primo fallo personale. Secondo fallo di squadra per Crema in questo secondo quarto. Anzi, il primo fallo di squadra per Crema. Rimessa Tigers dal lato lungo in zona offensiva con 15 secondi per giungere alla conclusione. Palla che viene affidata in rimessa a Cristian Villani. Dai blocchi esce e riceve Michael Sacchettini, marcato da Poggi. Quindi l'end-off per servire Gianluca Carpanzano. Catch and shoot Antonio! Attenzione! De Fabritis! 25 pari, 5-55 alla fine di un bellissimo primo tempo qui al Villa Romiti. Se inizia a mettere questi tiri De Fabritis, dorme la difesa, ma sbaglia ben due volte Tommaso Bianchi. Alla fine i Tigers si possono distendere per cercare il sorpasso dopo essere stati sotto una pioggia di sotto la grandine, bombe come nemmeno a Kabul.
Cristian Villani ha provato con il silenzio del Villarumiti ad accompagnare il suo tiro, che però si è infranto sul ferro. Sul ferro si infrange anche quello di Paolin. Buono il rimbalzo lungo di Antonio De Fabritis. E allora i Tigers possono impostarla con lo schema maglia chiamato da Gianluca Carpanzano davanti alla marcatura di Paolin. Vediamo dai blocchi, si fa vedere Pappa, ma viene anticipato da Ferraro, che poi va a cedere palla a Paolin. Era una bella recuperata, ma una brutta conclusione. Non si perfeziona la chiusura dell'azione per Crema in transizione. Rimane quindi 25, pari il punteggio a 4,58 dalla fine del secondo quarto. Solo 4 punti segnati in oltre 5 minuti di gioco nel secondo quarto per Crema, che ovviamente ha continuato a tirare dall'arco e ha fatto fatica invece a trovare strada aperta sotto canestro. Buono quindi per buone notizie quindi dalla difesa dei Tigers, che ora provano però con Antonio De Fabritis con i piedi sull'arco. Prende solo il ferro il numero 8 arancionero. 4:37 da giocare in questo bellissimo primo tempo. Bianchi dal cuore del pitturato va a sbagliare il rimbalzo ovviamente di Francesco Pappa. Questo è quello che principalmente deve fare per i suoi Francesco Pappa. De Fabritis per Michael Sacchettini, che apre il gioco per Cristian Villani. L'end-off fintato. Ottimo. E poi l'assist per Francesco Pappa. Non ci sono i due punti, c'è il fallo e c'è anche lo spettacolo quel Villarumiti. 4:12 alla fine del primo tempo, 25 pari e lunetta per Francesco Pappa. Ma voglio sottolineare la velocità di Villani, da un giocatore di 35 anni, una velocità di partenza, e poi andando avanti così non me l'aspettavo. Eh sì, ma è un po' la chiave di questa parte di stagione, no? Sono cresciuti tutti nel corso del girone di ritorno, i ragazzi allenati da coach Di Lorenzo, e ovviamente è arrivato anche dopo tutta una serie di infortuni nel girone di andata anche Cristian Villani. Come dicevo, non è un caso che è cresciuto lui, siano cresciuti poi tutti, siano arrivate le 6 vittorie di fila che si sono interrotte solamente al cospetto di una strepitosa Piacenza, quindi nulla da dire sulla vittoria nell'ultimo turno. E quindi no, voglio dire, questa è un po' la chiave del percorso fatto fino ad oggi dai Tigers in questo splendido girone di ritorno. Giustamente, poi la forma dei Tigers secondo me deve ancora salire in prospettiva dei playoffs. È lì che inizia il vero campionato. Lo diciamo dall'inizio della regular season, lo voglio sottolineare ancora. 25 pari, squadre pronte a tornare in campo. Si riprenderà dai due tiri liberi di Francesco Pappa. Non ci sono cambi nelle fila dei Tigers, non ne vedo nemmeno nelle fila di Crema, con il sorpasso Tigers segnato dalla linea di tiro libero da Francesco Pappa, che va a sbagliare il secondo. Il rimbalzo viene catturato da Michele Peroni, quindi Paolin marcato da Carpanzano. Peroni, l'end-off ancora per Paolin, si gioca ancora fuori per Ferraro, quindi Peroni va a segnare dal largo del 6,75, 26-28 più 2 Crema. Carpanzano, il blocco di Sacchettini, ci passa sopra Paolin, palla che ora viene gestita da Villani a sinistra, è liberissimo, deve tirare Antonio De Fabritis. 28 pari, 3:36 alla fine di questo bellissimo primo tempo. Paolin, ottima l'azione offensiva dei Tigers, giocata con giudizio. Ora in punta Ferraro, quindi fuori ancora per Paolin. Il blocco di Poggi, non si chiude il pick and roll perché si apre per il tiro da 3 punti che viene sbagliato dal numero 11 di Crema, Massimiliano Ferraro. Il rimbalzo è una storia solo arancionera. Villani,
In angolo per De Fabritis, il palleggio mancino per servire poi Michael Sacchettini che finta l'end-off per fermare il palleggio, servire Antonio De Fabritis, 5 secondi, De Fabritis rischia di perderla, alla fine la perde, Paolin può lanciarsi in contropiede, prova a fare buona guardia su di lui, Carpanzano, Paolin liberissimo, non può non tirare e va a sbagliare, il rimbalzo è di Carpanzano a 2.46, è libero ancora ma non tira Antonio De Fabritis, la vuole ragionare Gianluca Carpanzano, lui in cabina di regia in questo momento del match. Carpanzano col palleggio mancino, lo scarico per Papa, Sote liberissimo, Michael Sacchettini sbaglia, prende il rimbalzo e va a segnare, altri due punti, Michael Sacchettini, nuovo sorpasso Tigers, 30-28, 2.23 alla fine del primo tempo. Attacco chirurgico dei Tigers. Peroni, Ferraro, marcato da Francesco Papa, c'è l'infrazione di passi del numero 11 Massimiliano Ferraro, cambio per i Tigers, scende Antonio De Fabritis, lo ricordiamo, non al meglio della condizione, problemi alla schiena per il numero 8 in campo, ritorna Matteo Battisti a riformare la coppia di esterni con cui il coach Di Lorenzo ha iniziato il match questa sera. Due play praticamente. Carpanzano che va a servire dopo aver ricevuto la rimessa lo stesso Battisti. Papa, Michael Sacchettini, forse c'era un fallo su di lui. Villani, lo scarico per Gianluca Carpanzano che prova ad andare a servire Michael Sacchettini ma trova Francesco Paolin, si distende in contropiede, crema ma non va a segno Peroni, allora il rimbalzo di Michael Sacchettini può far ripartire l'azione con Leo Battisti che va a servire l'assist per Francesco Papa, ottimamente raddoppiato Gianluca Carpanzano, prova la tripla, il rimbalzo è di Papa nel cuore, l'assist per Michael Sacchettini, 32-28, si sono riaccesi i Tigers, Paolin si fa vedere, vuole palla Peroni ma è ben marcato da Battisti e allora si è andato da Daniello, quindi ancora Daniello dall'angolo, scivola Battisti e alla fine Amanti sotto le planche, è rientrato nel frattempo in campo, gravato lui già di tre falli in giro di pochissimo dopo l'inizio, dopo la palla 2, è lui che questa volta va a subire il fallo, è il primo fallo di Gianluca Carpanzano, secondo fallo di squadra, siamo a 1.18. O è cambiato il metro o si sono adeguate le squadre, solo due falli di squadra per ciascuno in questo secondo quarto. 32-28 con Paolin che dal gomito va a segnare. Grande. Due sontuosi punti, 32-30 più due Tigers, 1-0-2 da giocare in questo primo tempo. Battisti per Carpanzano, marcato da Peroni, Carpanzano insiste nel palleggio, poi va a servire in punta Villani che si prende il blocco di Michael Sacchettini, Cristian Villani prova la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è di Crema con dall'altra parte Daniello pronto quasi in posizione di sparo, Paolin tutto da rifare, 34 secondi alla conclusione del primo tempo, 10 secondi per la conclusione invece di Crema. Peroni, davanti a lui c'è Michael Sacchettini che prova a sporcargli il palleggio da dietro. A tre e 9 volte su 10, questo ovviamente è fallo. Terzo fallo di squadra per i Tigers, secondo fallo personale di Michael Sacchettini. Ci sta, dai. Peccato veniale, 32-30. Ma viene riciclato il cronometro dei secondi, ci sono 8 secondi di discrepanza. Scivola Peroni ma mantiene il controllo della palla, step back e due punti prezzatissimi, 32 pari, 8 secondi, 7 secondi, la panchina chiama e scandisce il tempo, Michael Sacchettini un secondo, tira Michael Sacchettini, Michael Sacchettini e termina avanti di 3 la formazione di coach Di Lorenzo con la magata del numero 18 arancionero sulla sirena di fine primo tempo, 35-32, ma che bella partita Fulvio, ottima ottima partita, abbiamo visto dei buoni giocatori, una bella pallacanestro, voglio sottolineare in questo secondo quarto il break a favore dei Tigers che hanno realizzato 19 punti contro gli 11 di Crema.
Eccoci qua allora a commentare il terzo quarto di questa partita tra Tigers e Crema, con i Tigers in attacco. Fra un po' vi daremo anche i quintetti. Battisti a giocare sul lato sinistro, servito in the paint, Sacchettini che continua nella sua serie positiva, 9 su 10 per lui fino a questo momento. Allora i quintetti per Crema: abbiamo con il 3 Daniello, 4 Peroni, 9 Poggi, 10 Paolini, 11 Ferraro. I Tigers, che riguadagnano ancora palla, sono in campo con Carpanzano, Villani, Battisti, Sacchettini e Papa. Villani a trovare il fallo della difesa, ancora un'ottima conclusione offensiva per la formazione di coach Di Lorenzo. Sì, Villani che non trova il canestro ma trova due punti dopo il primo canestro del secondo tempo, segnato da uno stratosferico Michael Sacchettini, autore di ben 19 punti fino a questo momento, 17 in tutto il primo tempo, 9 su 10 al tiro. Un po' questo il leitmotiv dell'attacco arancionero, ovvero palla sotto Michael Sacchettini, visto anche come la formazione di coach Salieri è sguarnita sotto canestro. 0 su 2 intanto però per Cristian Villani, che va a verificare la palla recuperata nell'azione di poco fa. E ora la formazione di coach Salieri che può impostare il gioco. Paolin che mette giù il palleggio, quindi Poggi, arriva la bomba, manco a dirlo, di Daniello, con il tiro da tre che ha praticamente permesso a Crema non solo di rimanere in scia ma per larghi tratti nel primo quarto anche di stare davanti ai Tigers. Tigers che ora per poco non rischiano di perdere la palla, ma c'è il fallo subito da Francesco Papa, il secondo fallo personale di Francesco Paolin, con palla che quindi viene riconsegnata ai Tigers. La rimessa di Cristiana Villani sul 36-35 a 8-52 dalla fine del terzo quarto. E Battisti che va a servire Carpanzano, che schiaccia il passaggio per Papa, non si prende il tiro, l'end-off per Carpanzano, lo scarica per Cristian Villani, 2 secondi, un secondo, Cristian Villani va a commettere infrazione di passi sulla buona difesa di Crema, e allora questa volta a recuperare palla è la formazione di coach Salieri, che può rimettere dal lato lungo in zona difensiva, 36-35 più 1 Tigers, 8-37 da giocare in questo terzo quarto, con la rimessa di Peroni per Paolin, marcato da Matteo Battisti. Paolin supera la metà campo, poi scambia palla con Peroni, quindi palla che non riesce ad arrivare sotto le planze, sfortunata questa volta la formazione di coach Di Lorenzo. Paolin ne approfitta come un gatto, va a depositare il nuovo sorpasso Crema, 37-36 a 8-20 dalla fine del secondo, del terzo quarto. Si ferma un attimo il match per permettere di asciugare il parquet. Dicevamo, statistiche del primo tempo, numeri dicono assolutamente tutto, Fulvio. Numeri incredibili, voglio sottolinearne uno: Follia ha realizzato il 69% dei suoi punti, 9 su 13 dall'area, Crema solo 4, esattamente il 22%. Papa non arriva l'end-off, arriva ora il passaggio a Matteo Battisti, viene sporcato, l'ultimo tocco è di Battisti. Battisti, quando ha visto la decisione dell'arbitro, è rimasto un po' contrariato, tant'è. La rimessa è di Crema con Daniello che va a servire Paolin. Da Paolin a Peroni, su di lui c'è Carpanzano, si arriva a Daniello, quindi Poggi. Esce dai blocchi, riceve, ma rischia di perdere palla a Ferraro, poi la tiene comunque Paolin, da tre punti non arriva il canestro di Ferraro. Il rimbalzo viene toccato da Sacchettini, quindi gestito da Villani. Siamo dall'altra parte del campo con Gianluca Carpanzano che prende il blocco di Michael Sacchettini, il pick and roll che non si chiude, ma c'è, e non c'è nemmeno il fallo, c'è la rimessa per Crema. Qualcosa da rivedere in questo avvio di terzo quarto in attacco, soprattutto per i Tigers, con la partita che in questo momento sta vivendo un po' una fase di stanca dopo un primo tempo decisamente scoppiettante. Paolin, ottimo l'assist per Poggi, ma è buona la difesa dei Tigers con Villani che stacca la pera, va a servire lungo l'out di sinistra Matteo Battisti, che va a chiamare il movimento a Michael Sacchettini. Battisti poi va a servire Carpanzano, ma c'era
come un falco a fare buona guardia su di lui Peroni, ma non c'è la recuperata di Crema, perché la rimessa viene comunque affidata agli arancioneri di coach Di Lorenzo, ed è Villani che va ad operarla chiamando lo schema ai compagni di squadra. Papa a servire Battisti, che si prova a buttare nel traffico, lo scarico per Gianluca Carpanzano che sbaglia da tre punti. Villani non riesce, ma alla fine riesce Papa, che ribalta poi il lato per lo stesso Villani che si butta nel traffico, e questa volta si va a guadagnare i due tiri liberi con il fallo sanzionato al numero Poggi al numero 9 Poggi, secondo fallo personale per lui, terzo fallo di squadra per Crema con il cambio chiamato da coach Di Lorenzo, che dà qualche minuto di riposo a Battisti e rimette in campo un non in perfette condizioni Antonio De Fabritis. 36 Tigers, 37 Crema. Gianluca Carpanzano ora a gestire la manovra offensiva, bisognerebbe tornare anche a segnare. Carpanzano nel traffico, poi sotto per Michael Sacchettini, 21esimo punto per il numero 18 arancionero, 6:37 dalla fine del terzo quarto. Ferraro per Crema, gestire palla ora da Poggi a Peroni, su di lui ringhia Antonio De Fabritis, Daniello dal gomito, gli viene toccata la palla da Antonio De Fabritis che va a commettere il suo secondo fallo personale, è il primo fallo di squadra in questo terzo quarto per i Tigers, quando siamo a 6:25 dalla fine del terzo quarto. E la rimessa affidata a Crema dal lato corto, anzi no, dal lato lungo in zona d'attacco davanti alla panchina dei Tigers. Francesco Paolin pronto a rimettere la palla in gioco davanti alla marcatura di Antonio De Fabritis, pronto a disturbargli le linee di passaggio. Esce dai blocchi Ferraro e va a ricevere palla per poi tornarla al numero 10 di Crema. Paolin nel traffico, Francesco Paolin va a sbagliare, il rimbalzo è di Villani che passa la metà campo con il palleggio dietro la schiena. Michael Sacchettini in punta, mette giù la palla per poi andare a servire Antonio De Fabritis sulla destra, 12 secondi, un po' statico l'attacco dei Tigers, finta la tripla, poi se la prende da due il tiro di Antonio De Fabritis che non va a segno, il rimbalzo è controllato da Daniello nonostante il disturbo di Francesco Papa, e quindi Ferraro per Peroni. Partita che sta entrando piano piano nel vivo e sta entrando in ritmo. Paolin, tanti errori da una parte e dall'altra in attacco, ma buone anche le pressioni difensive di entrambe le formazioni. Paolin, come in questo caso, i Tigers che non riescono per poco a recuperarla. L'ultimo a toccare è stato Paolin, ha detto l'arbitro sotto la nostra postazione, ma sono tre i secondi a disposizione di Crema per arrivare alla conclusione. E la rimessa di Ferraro per Paolin, due secondi, un secondo, Paolin viene fischiata l'infrazione di 24 secondi perché la palla non ha toccato il ferro. Inizialmente gli arbitri sembravano non dar retta alla sirena. Si segna pochissimo, 4 punti in 5 minuti, 4 punti per i Tiger, 5 per Crema. Carpanzano, su di lui c'è Peroni, Carpanzano va a servire a De Fabritis dal gomito, cerca il passaggio per Michael Sacchettini che non arriva, ma erano tre gli uomini di coach Salieri a riempire l'area, a chiudere le linee di passaggio. C'è comunque la rimessa dal lato corto in zona d'attacco per i Tigers e da Cristian Villani che per poco non la combina grossa. 8 secondi per la nuova rimessa Tigers, ancora Villani, questa volta il passaggio è lungo per Papa che entra nel cuore dell'area, Francesco Papa, ottimi due punti per lui, 40-37 più 3 Tigers, 5-0-2 dalla fine del terzo quarto. Daniello ora per Crema a gestire la palla, esce dai blocchi Ferraro e va a subire il fallo di Francesco Papa, per lui si tratta del primo fallo personale, il terzo fallo di squadra per i Tigers, 3 falli di squadra anche per la formazione di Crema che opera il cambio in questo momento. Fuori Francesco Paolin, in campo con il numero 15 Tommaso Bianchi, e la rimessa che viene affidata a Ferraro per Crema davanti alla marcatura di Antonio De Fabritis. È il neo entrato Bianchi a gestire palla ora per Crema, quindi Peroni sul lato destro, si prende la tripla, Peroni la sbaglia, il rimbalzo in qualche modo è appannaggio dei Tigers perché l'ultimo a toccare è stato Ferraro, secondo il direttore di gara ci sarà quindi rimessa dal lato corto in zona difensiva per i Tigers sul 40-37, 4:47 dalla fine del terzo quarto. Villani, lui in cabina di regia,
a servire a sinistra Francesco Papa, che prova a servire Michael Sacchettini. Da tre punti Antonio De Fabritis prende solo il ferro e alla fine il rimbalzo premia ancora una volta in qualche modo i Tigers, con sempre Ferraro ultimo a toccare palla. Rimessa Tigers dal lato corto in zona d'attacco, ma sempre Papa a spingere. Esatto, volevo sottolineare intanto come ovviamente si è adeguata la difesa di Crema. Marco Sacchettini, 23° punto, ti stavo dicendo, si è adeguata la difesa di Crema, che lascia poco spazio sotto canestro. Michael Sacchettini, lui che fa? Si allontana e prende comunque i due punti. Fantastico Sacchettini questa sera. 11-12 per Michael Sacchettini. Da tre punti non arriva il canestro di Peroni, arriva il rimbalzo di Villani, che però poi accelera con una sciocchezza, non riesce a servire Papa dall'altra parte. E attenzione perché Crema poi da tre punti prima o poi la rimette dentro. Daniello sbaglia, il rimbalzo è di un cattivissimo Cristian Villani, che va ad impostare l'azione, a chiamare lo schema, i compagni superano la linea di metà campo per servire a destra Francesco Papa, quindi in punta Michael Sacchettini, off per Gianluca Carpanzano e lontano dalla palla viene fischiato il fallo. Francesco Papa, che non deve perdere la testa e non deve andarsi a lamentare, è solamente il secondo fallo, era caduto a terra pesantemente Peroni, sanzionato il fallo di Papa, che poi è andato a dire qualcosa all'arbitro, ha chiesto spiegazioni. E giustamente coach Di Lorenzo, che ha visto un Papa un po' sopra le righe soprattutto dal punto di vista mentale, mette in campo Luca Agatense al suo posto, mentre si sta provvedendo ad asciugare il parquet proprio sotto la nostra postazione, con Daniello pronto a rimettere la palla in gioco, con Bianchi a riceverla dopo aver chiamato lo schema a testa ai compagni di squadra e superare ora la linea di metà campo servendo proprio Daniello. Dai blocchi esce Ferraro, quindi Peroni prova a metterci energia alla formazione di coach Salieri in attacco in questo frangente. Ancora Peroni, ma è buona la difesa dei Tigers. Peroni, non c'è lo scarico perché è buona l'interdizione di Villani, ma poi alla fine è liberissimo da tre punti Bianchi, che sbaglia, non prende nemmeno il ferro, un airball di fatto che finisce nelle mani di Gianluca Carpanzano, che può servire Cristian Villani, avanza lungo l'out di destra, poi offre le spalle all'avversario. Villani raddoppiato, non riesce a servire Michael Sacchettini e allora può correre in contropiede Crema, che di solito quando lo fa è mortifera, ma non riesce a gestire bene questa azione di contropiede. Buona la difesa di Tigers, con Sacchettini a chiudere lo spazio alla conclusione di Ferraro, deve tornare a ragionare da fuori, ma scorre il tempo, 9 secondi per l'attacco di Crema con Bianchi, che si libera grazie al blocco di Poggi della marcatura e sotto canestro non riesce ad arrivare la palla, la cattura come la tigre Cristian Villani, che va a schiacciare il passaggio e poi l'assist per Cristian Villani. E c'è il canestro di Villani e c'è il fallo su Villani, ce ne sarà per 3, 44-37 più 7 Tigers a 2.40 dalla fine del terzo quarto. Occhi di tigre per Villani, la grinta dei playoffs. Assolutamente Fulvio, ma vorrei sottolineare come sia diventato così aggressivo Villani dopo aver fatto una sciocchezza, dopo aver perso palla col ribaltamento di campo da un'area all'altra. A quel punto lì si è acceso d'improvviso, come quasi come dire, io dall'alto della mia esperienza, bravo, queste sciocchezze non le posso fare. È la reazione che hanno i grandi giocatori, perché Villani, non dimentichiamolo, è stato un grande giocatore, ha giocato a fianco di giocatori come Ginobili, uno per tutti, è un grande play. Allora Montecchia, beh, ci vogliamo mettere anche un altro play? Dai, dilla. San Paolo Di Lorenzo. Certo. Che l'ho avuto prima come compagno di squadra e poi come allenatore. Da allora è iniziata quasi una storia interminabile. Dovremmo essere, ho perso il conto, ma dovremmo essere all'ottava stagione di fila di San Paolo Di Lorenzo insieme a Cristiano Villani. Sì, se non sono 8, sono 9. Comunque siamo lì. Pronti a tornare in campo dopo il time out chiesto da coach Salieri. 44-37 più 7 Tigers, che mettono sul cubo dei cambi. Zani si scalda il Villa Romiti, che accoglie con un applauso l'ingresso dei ragazzi in campo. Solo 5 punti per Crema in questo terzo quarto. Villani con il tiro libero aggiuntivo, si gioca, si sbaglia, il rimbalzo è di Poggi, che va a servire con il numero 15 Bianchi, e quindi siamo con Daniello, ancora Poggi, Ferraro,
Bianchi in punta, marcato da Antonio De Fabritis, si libera da tre punti Pozzi, sfortunatissimo questa volta, il rimbalzo è ancora di Cristian Villani che sta lasciando il segno su questo terzo quarto. Villani, si dispongono per il blocco i lunghi, si va dalla parte di Agatensi, Villani poi va a servire in punta e premia il movimento di Battisti che va a sinistra da Antonio De Fabritis, il blocco di Michael Sacchettini da tre punti, Antonio De Fabritis sbaglia di rimbalzo, premia Crema e può impostarla Bianchi che va a chiamare il pollice verso ai compagni. Gioca Ferraro, bene in attacco Italia. Daniello si fa vedere e riceve Peroni che va a cocciare contro Pozzi ma va a segnare, due punti, ottimi due punti, 44-39 più 5 Tigers quando siamo circa negli ultimi 90 secondi di questo terzo quarto dove poco si è segnato, dove bella figura stanno facendo i Tigers. Villani, Cristian Villani, 47-39 più 8 Tigers, 1-16 e doppio cambio pronto sul cubo dei Tigers con Carpanzano e Zani, ma ora c'è Ferraro per Crema che va a servire a sinistra, Bianchi che si prende il cuore dell'area, lascia andare la palombella, questa volta la fortuna arrive al giocatore di Crema. 47-41, ultimi 54 secondi di terzo quarto, schema L chiamato da Cristian Villani che va a servire con l'end-off Matteo Battisti, quindi a sinistra per Agatensi, sotto il post basso per Michael Sacchettini, raddoppiato Michael Sacchettini, va a commettere infrazione di passi, attenzione perché c'è stata una reazione di Poggi che ha fatto alterare Michael Sacchettini che ha qualcosa da dirgli, l'arbitro va ovviamente a placare, a sedare gli animi, no, soprattutto quelli di Michael Sacchettini. Una discussione, se l'è preso normale un po' con Poggi, poi si chiariscono con e si può ripartire a giocare. Quando siamo a 38 secondi 8 decimi alla fine del terzo quarto, più 6 Tigers, 47-41, e l'arbitro che dopo aver parlato con Sacchettini va a parlare con coach Di Lorenzo. In campo intanto Zani e Carpanzano al posto di Sacchettini ancora in campo. Villani al posto di Villani e De Fabritis. E con il numero 8 Antonio De Fabritis. Bianchi, spalle a Carpanzano, va a superare la linea di metà campo. Palla ora gestita da Ferraro che serve a sinistra Bianchi. Il blocco di Poggi, Bianchi vuole andare fino in fondo. Non si perfeziona il passaggio su Poggi, viene resettato il riciclato, il cronometro che a 22 secondi e 9 decimi dalla fine del terzo quarto lascia 14 secondi sulla rimessa dal lato corto in zona d'attacco di Crema. Poggi per Peroni. Si fa vedere Daniello che riceve, scorre il tempo da tre punti, la bomba di Massimiliano Ferraro, ossigeno puro per Crema, 5 secondi in questo terzo quarto, Battisti vuole fare tutto lui, da tre punti Michael Sacchettini non va a segno per poco, termina 47-44, un terzo quarto dove hanno prevalso soprattutto le difese, Fulvio, certo, rispetto certo agli attacchi. Brutto comunque l'ultima difesa dei Tigers, era un canestro assolutamente da non prendere, grossa dormita sul lato destro della difesa. Sì, con la formazione di coach Di Lorenzo, che cosa dovrà fare Fulvio in questo ultimo quarto, partita che si preannuncia sull'arrivo punto a punto come ne abbiamo già viste, ovviamente arrivo in volata. Un arrivo in volata, per rimanere, visto che l'hai citato tu prima, il tema Parigi-Roubaix. Grande, grande spettacolo. Tre punti sono pochissimi, lo spettacolo era peraltro garantito anche dai numeri di queste due formazioni, dal momento di leggero appannamento in campionato di Crema e dal grandissimo momento di forma invece dei Tigers, che comunque affrontano il match non in perfette condizioni. Uno su tutti Antonio De Fabritis con problemi alla schiena, dicevamo nel corso del match. Fin qui raccontato un match che ci ha
si è detto di Tigers a fasi alterne, sia in attacco che in difesa, con maggiore continuità soprattutto in fase difensiva. Beh, i Tigers devono continuare a giocare con Sacchettini e innescare, per meglio dire, Papa in attacco con le sue penetrazioni per poter aprire la difesa molto molto aggressiva di Crema. In difesa bisogna evitare le ultime cose che abbiamo fatto in occasione dell'ultimo tiro, l'avete visto tutti. A rimbalzo mi verrebbe da dire quasi il perfetto equilibrio, 25-24 per i Tigers, viene da dire Fulvio, molto della vittoria finale per chi vincerà questo match passerà dal di lì. Certamente, ti ho detto, bisogna insistere su Sacchettini e Papi in attacco, poi mandare fuori giri in attacco Crema ogni tanto prova ad alzare il numero dei giri, mandiamoli fuori giri, brutti tiri e prendiamo i rimbalzi. E Bianchi che si va a prendere la stoppata regolare, anche se i tifosi di Crema non la vorrebbero così, ma alla fine la rimessa è comunque appannaggio di Crema. Attenzione, perché ok, pensavo rivedesse qualche decisione, no, qualche dubbio onestamente sulla regolarità della stoppata di Michael Sacchettini al vetro, ma tant'è. Daniello, 14 secondi per Crema, Daniello è andato a servire Bianchi, tanta per panchina per Paulin, che probabilmente verrà giocato con tutta la sua energia nei momenti finali di match, ma conoscendo Salieri meglio. Daniello prova a battezzare l'ultimo quarto con la bomba, ma c'è il rimbalzo di Michael Sacchettini, strepitoso questa sera. Battisti, davanti a lui c'è Peroni. Battisti gli offre la schiena, poi si decentra sulla destra per poi accentrarsi, lo scarico perché è liberissimo Luca Agatensi, era buono il suo tiro, peccato però che abbia calpestato la linea laterale del campo. Rimane quindi 47-44 per il Tigers il punteggio, e Bianchi che può impostare per Crema dopo aver scambiato palla con Peroni, cedendola ora per Ferraro che va da Daniello, ritorna Peroni da tre punti, strepitosa bomba di Peroni che vale il pareggio, 47 pari a 8.55 dalla fine del match. Battisti si prende il blocco di Sacchettini, quindi Agatensi per Zani, ancora Battisti, ancora il blocco di Sacchettini, in punta Agatensi, va a servire perché lo vede libero o quasi Michael Sacchettini. Alla fine c'è la palla contesa grazie all'ottimo tuffo di un generosissimo Riccardo Zani. Ci sarà la rimessa per i Tigers, che nel frattempo operano il cambio in panca Agatensi per il nuovo ingresso in campo di Francesco Papa. E quanto dicevamo prima, ovviamente in merito ai rimbalzi, ovviamente preziosissimo il suo apporto. Certamente sarà essenziale l'apporto di Papa. Gianluca Carpanzano prova la tripla, in rimbalza di Ferraro che va a cedere palla a Bianchi. Pronto a ringhiare su Bianchi c'è Matteo Battisti, da Bianchi si va da Peroni, quindi Daniello. Da Poggi ancora per Bianchi, su Bianchi il fallo è sanzionato Battisti. A Matteo Battisti, è il primo fallo personale per il numero 6 arancionero, primo fallo anche di squadra per i Tigers a 8.22 dalla fine di un match che vede le squadre in perfetta parità, partita lunghissima. Ferraro, Poggi, gli fanno il movimento davanti, ancora Peroni, questa volta è un airball, la palla docile viene conquistata da Francesco Papa che può poi a servire Gianluca Carpanzano, il blocco di Papa, quindi Sacchettini, l'end-off per Zani ed in punta ancora a cominciare l'azione per Carpanzano che va a servire l'assist per Papa che non trova il canestro e a rimbalzo viene sanzionato il fallo a Ferraro per il numero 11, si tratta del terzo fallo personale, primo fallo di squadra in questo ultimo quarto per Crema e tiri liberi per Michael Sacchettini, autore fino a questo momento di 23 punti. Buono il primo tiro libero di Michael Sacchettini. Prestazione sontuosa fino a questo momento quella di Michael, non ha pressoché sbagliato nulla. 2-2, perfetto dalla lunetta, Michael Sacchettini più 2 Tiger, 7.54 da giocare, e Bianchi che va a chiamare tre lato lo schema ai compagni di squadra, va a servire Ferraro, quindi in punta Poggi,
Bianchi mette giù il palleggio, apre per Daniello da tre punti, non c'è. C'è il rimbalzo di uno strepitoso e monumentale Michael Sacchettini e c'è il fallo di Poggi per il numero 9, si tratta del terzo fallo personale, secondo fallo di squadra per Crema. 7:35 da giocare, più due Tigers che vanno quindi alla rimessa dal lato corto in zona difensiva. In campo con il numero 30 Amanti al posto di Ferraro. Amanti ha già tre falli. Così come per il del resto Poggi e Ferraro. Tre uomini a quota tre falli. Ancora nessuno degli uomini di Costa di Lorenzo invece ha raggiunto quota tre falli. Zani da tre punti, prende il ferro ma deve continuare ad insistere. Attenzione in difesa ora. Dopo aver chiamato lo schema maglia va a servire Peroni, quindi ancora Peroni con Amanti che si fa vedere per il pick and roll. Il rimbalzo è di Poggi che può aprire il gioco, lo fa ora per Bianchi, su di lui la marcatura di Matteo Battisti. Quindi Peroni può andare fino in fondo, Peroni non trova i due punti ma c'è il fallo, erano in tre su di lui. Vediamo l'arbitro Papa. Chi ha pescato? Francesco Papa, il terzo fallo di Francesco Papa sul 49-47 Tigers che va a mandare in lunetta Peroni. Due i falli di squadra per entrambe le formazioni quando siamo a 6:57 dalla sirena finale. È buono il primo tiro libero del numero 4 in maglia rosa. Due disattenzioni di Papa e paghiamo dazio. Due su due, 49 pari, 6:57, di nuovo in campo Villani al posto di Riccardo Zani a dare un po' di garra all'attacco arancionero, un po' di tono, un po' di grinta. Battisti supera la metà campo marcato da Peroni e lontano viene Sandotano dalla palla nel cuore del pitturato all'altezza dello smile. Viene sanzionato il fallo di Bianchi su Gianluca Carpanzano. Ferraro è il secondo fallo personale. Secondo. Fallo di Ferraro. Bianchi, ho sbagliato a chiamarlo dal tavolo. Avevo visto bene, secondo fallo di Bianchi. Carpanzano si prende il blocco di Michael Sacchettini, gioca attorno al lungo per andare poi a servire in angolo Villani che apre per Papa, 5 secondi, rischia di perderla Papa, ribalta al lato per Michael Sacchettini, prende il ferro, il rimbalzo di Papa, si può tornare a giocare per i Tigers, rimbalzo preziosissimo del numero 3 arancionero. Battisti vuole andare all'uno contro uno, lo scarico per Cristian Villani, poi lo assist per Michael Sacchettini che sbaglia, si allontana, non riesce a prendersi il suo rimbalzo. Rimbalzo che invece è catturato da Bianchi che va a chiamare lo schema ai compagni di squadra. Sale la tensione qui al Villa Romiti, arrivano i momenti importanti del match. Chapeau con il reverse di Peroni che segna il 51-49, soprattutto costrinse Costa di Lorenzo a chiamare il time out. Ovviamente c'è bisogno di parlarci su, è un po' il momento chiave della partita, un momento chiave che rischia di durare 6 minuti e 4 decimi, Fulvio. No, bisogna registrare la difesa, non si può continuare a prendere un canestro, i canestri che abbiamo preso ultimamente, soprattutto anche quest'ultimo canestro. E poi in attacco bisogna giocare con più calma, più tranquillità. Loro fanno la zona, partono con un accenno di zona, poi si adeguano. Lì io te l'ho detto come la vedo. Nel frattempo per tutti gli amici che sono in diretta e che ricordiamo i Tigers quest'anno offrono la diretta multicasting per le partite casalinghe sia sulla pagina YouTube che sulla pagina Facebook, per coloro che si fossero collegati in ritardo all'inizio del match sono state premiate le Tigers Rosa Under 20 neo vice campionesse d'Italia, un ottimo risultato per il sodalizio arancionero al femminile conquistato nel weekend di Pasqua. Vediamo, è cambiato qualcosa, è sceso Sacchettini ed è entrato Cicchetti. Forse quindi Tigers in campo con Papa, Carpanzano, Alexander Cicchetti, Villani e Battisti ed è lui in cabina di regia davanti alla marcatura di Peroni su 49-51 per Crema. Villani in punta, marcato da Daniello, si arriva a destra da Battisti,
Buona la difesa di Crema. Michael Alexander Cicchetti, c'era lo spazio, alla fine viene a cadere a terra, prende un colpo al volto, il gioco continua, Daniello sbaglia, un rigore e poi arriva il fallo di Cristiano Avillani, ma rimane a terra, era rimasto a terra Alexander Cicchetti, che poi all'arbitro ha detto: ah, come, non c'è fallo, un altro po'. Era netto il fallo su Cicchetti. Un altro po' sono da rinoplastica. Ma tant'è, il fallo non c'era, c'era invece netto ovviamente il fallo di Cristiano Avillani, che dall'altra parte, dopo il rigore sbagliato da Daniello, lo ha mandato in lunetta. Buono il primo tiro libero, più 3 Crema, 49-52, 5-36 da giocare in questo ultimo quarto di questa terz'ultima giornata di regular season. Ricordiamolo, mentre viene sbagliato il secondo, di rimbalzo e di una guerritissima Alexander Cicchetti, ancora una volta, senza fallo, dicono gli arbitri. Su di lui, dicono giustamente gli arbitri, Fulvio. Villani. Villani la vuole gestire con l'esperienza, Gianluca Carpanzano sbaglia la tripla, Alexander Cicchetti arriva da dietro ma non riesce a gestire il rimbalzo, bisogna cercare di evitare di far correre Crema. 49-52, l'inerzia in questo momento del match è tutta dalle parti di Crema, che si appresta ad un cambio. Daniello prova il post basso con Amanti, che apre il gioco per Poggi. Un secondo e sullo scadere dei 24 secondi c'è l'errore, con il rimbalzo catturato da Cristian Villani. Un altro po' si prende anche lo sgambetto dell'arbitro. Villani a superare la metà campo. Schema corna chiamato ai compagni. I lunghi che si appostano per il blocco. Si va dalla parte di Alexander Cicchetti per poi andare a servire in punta Matteo Battisti. Davanti alla marcatura di Peroni a destra per Gianluca Carpanzano. Su di lui Poggi. Gianluca Carpanzano, 51-52, i Tigers riprendono a segnare, meno 1 a 4-18 dalla fine del terzo, dell'ultimo quarto. Solo 4 punti per i Tigers in questo terzo quarto sino ad ora. Ultimo quarto, Daniello da 3 punti non c'è, il rimbalzo di un monumentale Francesco Papa, ha staccato la pera Carpanzano. Tigers che provano a prendersi l'inerzia del match. Carpanzano per Papa. Papa si butta a prendersi la linea di fondo. Lo scarico in qualche modo arriva da Gianluca Carpanzano, che sbaglia la bomba con la palla che poi va a colpire la struttura del canestro. Cambio, anzi time out. Time out, era pronta Crema per il cambio. È arrivata invece la richiesta di time out da parte di Crema a 3.45 dalla fine del match, 51-52, un time out sapientemente chiesto, verrebbe da dire, da coach Salieri, perché era terminato il momento positivo di Crema con i Tigers, che avevano ripreso un po' l'inerzia del match, avevano ripreso a segnare, avevano ripreso a mettersi in ritmo, soprattutto in attacco e anche in difesa, dove si sono viste ottime cose. Soprattutto in difesa, perché in attacco, ripeto, abbiamo segnato solo 4 punti inoltre in questo quarto, un po' poco. Sì, stavano riprendendo il filo del discorso in attacco, la formazione, i ragazzi di Lorenzo. Salieri lo conosciamo, un ottimo coach, ha fermato subito l'inizio. Il punteggio è l'inizio a favore di Crema, il punteggio è bassissimo. Abbiamo visto gli attacchi come facciano fatica a giocare, vediamo questi ultimi 3 minuti e 45 secondi. La dico, punteggio da playoff, Fulvio, verrebbe esattamente. E allora Tigers che sono in campo con Antonio De Fabrietis, rientrato in campo al posto di Alexander Cicchetti, ed è proprio lui a ringhiare su Bianchi, il portatore di palla. C'è anche Sacchettini, Frambo. C'è anche Michael Sacchettini. Bianchi per Daniello, quindi Ferraro, ancora Bianchi dal gomito, va a servire fuori ancora Ferraro, su di lui c'è Cristian Villani. Daniello, 6 secondi per la conclusione di Crema, ci prova Peroni ma chiude bene l'area la formazione arancionera. Da casa sua Bianchi, costretto dall'ottima difesa arancionera ad un tiro estemporaneo e a bassissima percentuale. Ora però i Tigers devono tornare a segnare. Battisti,
Ricordiamoci per... che c'è Sacchettini in campo. De Fabritis, quindi Michael Sacchettini. Lo scarico per Battisti, 4 secondi, Sacchettini deve tirare, Michael Sacchettini! Ma che cosa ha fatto stasera sto ragazzo? Te l'ho detto, ricordiamoci che c'è Michael Sacchettini in campo. Crema ora dopo il sorpasso Tigers 53-52 e sale il tifo Tigers, meritatissimo. Finalmente. Daniello, non c'è fallo, attenzione, liberissimo, Pozzi da tre punti sbaglia il rimbalzo di Michael Sacchettini che va a cedere palla a Matteo Battisti. Si vive l'atmosfera dei playoffs. Cristian Villani si fa vedere, riceve Antonio De Fabritis, l'end-off per Battisti. È un tiro importantissimo questo. Battisti su di lui, Ferraro, Battisti prova a prendergli il tempo, Cristian Villani sbaglia la tripla che sarebbe stata importantissima, così come invece importante è il rimbalzo di Bianchi. Ancora una buona difesa ragazzi, forza! Peroni dal gomito, non ci sono i due punti, altra pera staccata dallo strepitoso Michael Sacchettini. Battisti! 1.44 al termine, più uno per i Tigers in attacco. Battisti, Michael Sacchettini, fallo. E arriva il fallo di Daniello. Altri due tiri liberi per lo strepitoso, non abbiamo più aggettivi. Michael Sacchettini, palla Michael, vistosamente stanco il numero 18, ma la sta portando lui, la croce sulle proprie spalle per i Tigers. Sta cantando e portando la croce. E coach Di Lorenzo, ottimo. Anzi, ancora Crema al time out a 1.38 dalla fine del match che, come dicevamo, è destinato ad arrivare sul punto a punto. In questo momento l'inerzia è cambiata, è nel nome di Michael Sacchettini che ha preso due rimbalzi, ha riportato i Tigers a segnare e soprattutto ha riportato i Tigers avanti 53-52, e quando terminerà il minuto chiesto da coach Salieri riprenderà con due tiri liberi proprio del numero 18 arancionero. Sì, Sacchettini ha realizzato un tiro pressoché impossibile dalla bassissima percentuale per le persone normali, per i giocatori normali, non per Michael Sacchettini. Poi è andato a prendersi questo fallo, come hai detto tu, voglio risottolinearlo, ha catturato due importantissimi rimbalzi dopo un'ottima difesa di squadra dei Tigers. E i Tigers che erano sotto si sono riportati avanti sino... sì, vabbè, solo di un punto, però sono avanti, ma sono in lunetta per due tiri liberi a 1.38 dal termine. 98 secondi ci separano le due squadre dal referto rosa. Michael Sacchettini in lunetta sbaglia il primo tiro libero. Vai Michael! Buono invece il secondo, 54-52 ora, tanta difesa con Paulin che, come è previsto nel momento caldo, è rientrato in campo questo ultimo minuto e mezzo per dare tutto alla squadra di coach Salieri, che muove palla ora con Daniello. Paulin nel traffico, l'assist, anzi no, no, perché non prova Pozzi. Daniello da casa sua prende lo spigolo, ma il più lesto, no! Era in tempo, è buonissimo, canestro è arrivato entro i 24 secondi, è stato lestissimo Pozzi a metterla dentro, 54 pari, ultimi 60 secondi di match qui alla Villa Romiti, vibranti, tutti da seguire. Antonio De Fabritis sbaglia il rimbalzo di Daniello e ora però tanta difesa su 54 pari, occhio a gestirli bene. Paulin, davanti a lui c'è Battisti, quindi Peroni gli sporca la palla, Antonio De Fabritis, Pozzi, hanno ancora un fallo da spendere, ancora per Peroni. Peroni da due punti, il sorpasso Crema a 35 secondi dalla fine del match, time out coach Di Lorenzo. Dicevo che i Tigers hanno ancora un fallo da spendere, fallo di squadra, mentre Crema ha già esaurito il bonus e questo può fare la differenza. 35 secondi e 6 decimi al termine, Crema avanti di 2 dopo la disattenzione difensiva
non in questa azione ma nella precedente azione dei Tigers. Non si può concedere un rimbalzo così gratuitamente, che più gratuito di così non si può. Adesso Frambo, come la giochiamo? Per vincere o per impattarla? Io farei un all-in e ti dirò di più con Gianluca Carpanzano. Bravo. Proprio così per sparigliare. Sottolineo. Io spariglierei le carte e direi un Carpanzano. A parte che ci sono almeno due possessi ancora da giocare, quindi vedremo poi se opterà per il fallo Crema o meno, ma io credo che Crema lasci giocare in attacco i Tigers e poi si ragionerà su questo possesso. Attenzione, vediamo le soluzioni. Carpanzano non è in campo, Carpanzano non è in campo. Allora o De Fabritis o Villani. Eh sì, ti giochi loro, Mi gioco loro, poi ti ripeto, non dimentichiamoci di Michael Sacchettini. Battisti. Antonio De Fabritis, ultimi 32 secondi, Cristian Villani, la linea di fondo, lo scarico, da tre punti, Matteo Battisti, 23 al termine, più uno Tigers, occhio ora, tanta difesa ragazzi, ancora Ferraro, un po' da spendere. Paulin, la recuperano i Tigers, subito a fare fallo Crema, su Cristian Villani. Mamma mia che partita! Quinto fallo di squadra per Crema. Mamma mia che partita! Quinto fallo di Crema, tiri liberi per Cristian Villani. 57-56, 9 secondi al termine, lo sbaglia Cristian Villani, 57-56. Mamma mia che partita, lo ripeto. Villani. Buono, è dentro il secondo. Due punti tra le due formazioni. Non fanno fallo. Paulino va a segnare a 2 secondi e 9 decimi dalla fine del match. Ovviamente Corso Di Lorenzo va a chiamare il time out per avere poi la rimessa in zona d'attacco. 2 secondi e 9 decimi. Terzo timeout chiamato da Coach Di Lorenzo, ce li ha spesi benissimo fino a questo momento nel corso del match. Era quasi riuscita la difesa perfetta ai Tigers, poi Paulin ha messo il canestro del pareggio a 2 secondi e 9 decimi dalla fine del match. Si poteva a quel punto lì optare, Fulvio, forse per il fallo. Però c'era il rischio dell'intenzionale, dell'antisportivo. Beh, vabbè, insomma. Ma adesso ci sono 2 secondi e 9 decimi. 2 secondi e 9 decimi, è chiaro, i Tigers possono giocare per vincerla, per carità di Dio. Però insomma, ecco, con un fallo magari e un solo tiro libero realizzato dagli avversari ci saremmo giocati un po' meglio questo finale di partita incandescente, che profuma come non mai di overtime qui al Villa Romiti, che sta gasando i beniamini in campo per questi ultimi 2 secondi e 9 decimi di match. Villani alla rimessa, vediamo chi andrà a riceverla. Battisti viene chiuso, De Fabritis bisogna tirare, non arriva la palla e non arriva il tiro. Buona la difesa di Crema e ci sono altri 5 minuti allora da giocare qui alla Villa Romiti. 5 minuti che designeranno, speriamo almeno Fulvio, il vincitore di questo match. Solo 11 punti in questo quarto per i Tigers e solo 14 per Crema. Questo per rendere meglio l'idea di quello che è successo in campo in questo quarto. Le difese hanno avuto nettamente la supremazia sugli attacchi, azioni quasi sempre lunghe, azioni che si sono, tranne quest'ultima di Crema, che aveva peraltro solo 8 secondi e qualche decimo per andare al tiro. Dicevo, azioni lunghissime, sempre al termine dei 24 secondi utili. Comunque non è mancato lo spettacolo e finalmente, si è incominciato ad accendere il tifo per i Tigers qui al Villa Romiti. Arrivano le statistiche di questa partita. 34 rimbalzi per Crema contro i 36 dei Tigers,
42% dal campo, 22 su 52 al tiro per complessivi per i Tigers, il 33 per Crema, 22 su 67. Hanno realizzato gli stessi tiri dal campo le stesse squadre. 12 su 31 da 2 punti per Crema, 18 su 31 per i Tigers, da 3 punti 4 su 21 per i Tigers, misero 19%, 10 su 36 per Crema, 28%. Abbiamo già detto dei rimbalzi, sino a questo momento su tutti svettono le statistiche di Michael Sacchettini, 12 su 16 al tiro, 12 su 15 da 2 punti, 4 su 6 tiri liberi e 9 rimbalzi. Si riprende per i Tigers, sono in campo De Fabritis, Papa, Sacchettini, Matteo Battisti e Cristian Villani. Per Crema abbiamo Paulin, poi con il numero 3 Daniello, con il numero 9 Poggi, con il numero 4 Peroni, con il numero 11 Massimiliano Ferraro. La rimessa in gioco, la ripresa sarà per la formazione di coach Aliere, vale a dire Crema. C'è qualche problema, finalmente si può partire per questo overtime qui al Villa Romiti. Paulin per Peroni, quindi Poggi si prova a muovere, Danielli davanti a lui, alla fine la palla arriva ancora da Paulin, marcato da Antonio De Fabritis. Peroni si getta nel traffico, ottimo l'assist per Poggi che sbaglia però il canestro, il rimbalzo preziosissimo è di Cristian Villani. Villani che ha fatto valere tutta la propria esperienza in questa partita sino a questo momento. Su di lui c'è Daniello, schiaccia il passaggio per Battisti, sotto c'è Michael Sacchettini stoppato, ma è una tigre Francesco Papa, De Fabritis finta la tripla. È Villani, Michael. È lui a tenere le redini del gioco. Villani, lo scarico per Battisti, è appostatissimo, Matteo Battisti sbaglia, il tagliafuori di Poggi su Michael Sacchettini, il rimbalzo viene catturato da Ferraro e Paulin può gestirla. 3.55 al termine di questo primo overtime. Daniello per Peroni da tre punti, sbaglia il rimbalzo lungo di Papa che poi va a servire Antonio De Fabritis, giustamente forse, rimane forse perché ovviamente l'arbitro non lo ha fischiato Fulvio, un fallo su Papa. Battisti si prende il blocco di Sacchettini, quindi Cristian Villani in punta, 7 secondi. Il ribaltamento di lato che non arriva, c'è il fallo, anzi frazione di passi di Paulin. Per un attimo ho ottenuto il fallo di Francesco Papa. Tigers che continuano quindi a giocare in attacco con la rimessa affidata alle sapientissime mani di Cristian Villani. Cambio, giusto, abbassa giusto. Il quintetto, coach Di Lorenzo, applausi per Michael Sacchettini in campo, Gianluca Carpanzano, ce la vogliamo giocare dall'arco. No, hai debito di ossigeno Michael, giustamente il coach Di Lorenzo lo fa riposare un attimo. Ora vediamo, è un'arma in più comunque anche quella delle penetrazioni di Gianluca Carpanzano. Battisti per Francesco Papa, l'assist di Battisti, i due punti di Papa, 60-58, 3 minuti e 09 da giocare in questo primo overtime. Attenzione. Daniello per Ferraro, quindi Paulin, su di lui c'è Battisti, il blocco di Poggi, ancora per Ferraro, sospetta infrazione di passi, Poggi non viene difeso benissimo, Villani dice di aver preso la palla, ma secondo l'arbitro c'è anche la mano del giocatore sotto alla mano di Villani, quarto fallo del numero 9 arancionero e ci saranno tiri liberi per Poggi sul 60-58, 2 minuti e 54. E adesso pesano come macigni questi palloni. Buono il primo tiro libero di Poggi. Poggi che ha disputato fino a questo momento una grandissima partita. 1 su 2. Riprendono i discorsi in attacco i Tigers con Battisti.
su di lui Paolin, il blocco è di Papa in angolo per Carpanzano, Carpanzano nel traffico, lo scarico per De Fabritis, si può ragionare ma mancano 7 secondi per la conclusione. De Fabritis da 3 punti, Antonio De Fabritis è un airball, Battisti non riesce a controllare il rimbalzo oltre la linea laterale, oltre la linea di fondo campo, rimessa per Crema a 59 punti contro i 60 dei Tigers. Paolin ad ampie falcate lungo l'out di destra per andare poi a servire Daniello in punta davanti alla marcatura di Carpanzano, a sinistra per ancora Paolin, Paolin per Daniello da 3 punti, l'errore di rimbalzo di Matteo Battisti che va a servire la palla, Carpanzano che gliela ritorna. Battisti a chiamare lo schema corna, i lunghi ad offrire i blocchi, si va dalla parte di Papa, poi in punta per Villani, quindi a destra per Battisti, per Sacchettini, pardon, per Carpanzano, e arriva il canestro di Francesco Papa, cosa ha fatto 6-2-5-9 più 3 Tigers, 1 minuto e 49 secondi, un fallo forse su Battisti ma non viene fischiato niente. Chiudere, difendere forte. Peroni! La bomba di Peroni! Che partita al Villa Romiti! 62 pari! 1 minuto e 40 alla fine del match! Alla fine di questo primo overtime! Peroni va a riaffiancare Crema nel punteggio ai Tigers! Ma ricordiamo, forse un fallo non fischiato su Battisti! Tutta la vita! E ovviamente in campo c'è Michael Sacchettini! È sceso De Fabritis, guarda Papa, Sacchettini per Battisti, il blocco non si chiude, il pick and roll si apre invece il gioco, Battisti, Battisti, Matteo Battisti, 6-5-6-2 più 3, che finale Fulvio, difendere sulla linea, sugli esterni, sul tiro da 3, difendere forte. Paolin, Paolin nel traffico, c'è il fallo di Michael Sacchettini, terzo fallo del lungo arancionero, tiri liberi per Paolin. Francesco Paolin, Crema va al time out chiamato da coach Salieri, si riprenderà con i tiri liberi di Francesco Paolin, lui che tira con il 64% dalla linea della carità in campionato. Stavo guardando le proteste del pubblico per il fallo non fischiato su Battisti, vistoso. Eh beh, poi è chiaro che quando si arriva sul punto a punto, si arriva all'overtime, è chiaro che poi conta tutto. Ci sta, ci sta. Preferisco sottolineare sinceramente come Paolin abbia risposto alla bomba di Peroni da par suo. E ora i Tigers sono avanti, 6-5-6-2. A 1-11. Ed è Crema a dover rincorrere. A 1.11 dalla fine del primo, e speriamo che rimanga tale, diciamo dell'overtime. E si riprenderà con la palla che è già posizionata all'altezza della linea del tiro libero, perché in lunetta andrà a posizionarsi Francesco Paolin. Francesco Paolin, lui che su questo parquet ha vissuto un'altra partita quasi da punto a punto, una grandissima partita, memorabile per una lui, memorabile partita per lui, una gara 5 di semifinale playoff. Paolin, c'era anche Giovara. Eh sì, Paolin va a segno, 6-5-6-3 più 2 Tigers, ma c'è ancora un tiro libero da tirare per il numero 10 di Crema. 2 su 2, 6-5-6-4, un punto tra le due formazioni, 1-10 da giocare, ci vuole tanta testa, ci vuole sangue freddo, ci vuole un buon attacco. Battisti, Battisti, Michael Sacchettini sbaglia il tiro più importante della partita, ha sbagliato un rigore. 6-5-6-4, ultimi 54 secondi, via di Peroni forte. Il blocco è pronto di Poggi, passiamo dall'altra parte, Paolin, il blocco ancora di Poggi, Paolin apre per Ferraro, da 3 punti non c'è, il rimbalzo è di Michael Sacchettini che si riscatta
prova l'errore di prima in attacco e va a staccare un rimbalzo pesantissimo. 6-5-6-4, 31 secondi, 16 per la conclusione dei Tigers. Carpanzano perde palla, perdono palla i Tigers, la recupera Villani, non c'è fallo. Villani, 20 secondi, Villani, c'è il fallo, c'è il fallo di Daniello, intelligente, intelligente fallo di Daniello. 6-5-6-4, è il secondo fallo del numero 3 Cremasco, che va a mandare in lunetta tutta l'esperienza di Cristian Villani a 18 secondi e 2 decimi alla fine di un overtime, di un match incredibile. 6-5-6-4 più 1 Tigers. E ora buono il primo tiro libero, nonostante l'urlo di disturbo di un paio di tifosi di Crema. Sbaglia il secondo, 6-6-6-4, 17 secondi, ora una super difesa, con un tiro da tre Crema la vince. E l'ha messo, 8 secondi al termine. La tripla di Ferrario a 8 secondi e 3 decimi. Dalla fine del match è arrivata la tripla di Ferrario. Chirurgica. 6-6, 6-7, Crema più 1. Difesa blanda e Ferrario colpito subito. 8 secondi, ora se mi rifai la domanda di prima, quasi quasi ti dico io mi butto dentro, almeno magari mi piglio un fallo. E con i precedenti lo possono anche fischiare. Vediamo cosa dipingerà Colse Di Lorenzo sulla sua lavagnetta. Comunque vada, è stata una gran partita, giocata ad altissimi livelli, sul tono agonistico. Abbiamo visto anche delle buone cose dal punto di vista tecnico, soprattutto delle grandi difese, è un grande Michael Sacchettini. Segnalerai come sono in linea media realizzativa Crema, che in trasferta segna 71,2 punti di media, ma attenzione però, dato falsato questo ovviamente perché siamo all'overtime. Ora vediamo Carpanzano, 8 secondi sotto di uno i Tigers. Matteo Battisti, 6-5-4-3, la finta di Villani, Cristian Villani sbaglia, il rimbalzo di Daniello, la vince Crema, ma lasciami dire Fulvio, chiunque l'avesse vinta l'avrebbe meritata. Esattamente, condivido pienamente la tua considerazione. Di positivo è stata una prima gara di playoffs, speriamo che i Tigers ne sappiano trarre tesoro. Termina 67-66 per Crema, dopo un tempo supplementare. Noi vi diamo appuntamento alle ore 18 di domenica 22 aprile, in diretta sempre qui dal Villa Romiti nel mezzo, l'insidiosissima trasferta di Palermo. Buonasera a tutti.